La consapevolezza alimentare, i fattori che incidono sulla salute e sul pianeta e la malnutrizione rappresentano argomenti molto dibattuti dall'opinione pubblica. La salute del pianeta è importante tanto quanto quella umana. È necessario infatti mettere in pratica rapidamente le soluzioni proposte per tutelare l'ambiente. Il pianeta ha subito e continua a subire sconvolgimenti degni di nota, e l'umanità non si rende conto di essere sia la causa che l'oggetto di tali sconvolgimenti. Da decenni gli esperti cercano di attirare l'attenzione di ogni individuo in materia di cambiamenti del clima. Le cause del cambiamento climatico si attribuiscono unicamente ai combustibili fossili, alle automobili, ai mezzi di trasporto e alla produzione energetica. Tuttavia, un altro fattore che ha un forte impatto sulla salute del pianeta è la scelta alimentare. Allo stesso tempo, l'aumento delle temperature ha gravi conseguenze su numerosi aspetti, uno dei quali è appunto l'agricoltura, che nel tempo si è dovuta adattare all'emergenza. I cicli colturali sono stati sconvolti, la biodiversità sta scomparendo, le ondate di maltempo danneggiano gravemente i raccolti. Nel primo capitolo mi sono concentrata sull'agricoltura sostenibile e sugli allevamenti industriali, in particolare quelli intensivi, che sono una causa di cambiamenti climatici. L'effetto degli allevamenti industriali sul pianeta è mitigato dai pascoli gestiti adeguatamente, il più possibile attenti all'ambiente e alla salute degli animali. In particolare, in alcune aziende si utilizza l'agricoltura organica e rigenerativa, seguendo la tecnica del pascolo razionale, che consiste nel raggruppare gli animali in una parte di terreno circoscritto e successivamente spostarli in un altro terreno vicino. In questo modo gli animali pascolano liberamente e aiutano il terreno a rigenerarsi. Ho successivamente analizzato il Green Deal europeo. Un pacchetto di iniziative strategiche che mira a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e la strategia Farm to Fork, che propone di fissare obiettivi giuridicamente vincolanti per ridurre gli sprechi alimentari in tutta l'UE entro il 2023. Così come è importante proteggere l'agricoltura, è bene che il cibo che viene prodotto venga consumato e non sprecato. Ho portato avanti uno studio sugli sprechi alimentari e i problemi conseguenti a questi ultimi tramite un questionario preparato da me, al quale hanno risposto 100 persone. Dalle risposte di questo sondaggio si evince la necessità di fornire più informazioni sul tema. Sebbene molte persone abbiano cambiato la propria attitudine nei confronti degli sprechi alimentari nel tempo, la lotta allo spreco alimentare è da ritenersi una priorità. In Italia è entrata in vigore la legge Gadda, che propone la riduzione degli sprechi alimentari in tutte le fasi della filiera, quali produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione, favorendo il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari. Un tema rilevante è infine la malnutrizione. Perché la fame nel mondo è ancora largamente diffusa, nonostante si produca il cibo necessario per sfamare ogni individuo? E cosa spinge a credere che l'obesità sia una scelta di vita? Nel terzo capitolo si affrontano due temi che all'apparenza sembrano distanti, ma sono invece collegati più di quanto si pensi. Fame e obesità sono due opposti che hanno molto in comune: gli eccessi, a chi nulla, a chi tutto, le pessime condizioni di salute, le malattie croniche e l'inclusione sociale. La fame nel mondo continua ad essere un enorme problema. Negli ultimi anni, tra la pandemia di Covid-19, le guerre e i cambiamenti climatici, la situazione non è migliorata. La fame, infatti, colpisce quasi il 10% delle persone a livello globale. La fame è fortemente connessa con la povertà e comporta interazioni tra una serie di fattori sociali, politici, demografici e societari. Le persone che vivono in condizioni di povertà spesso si trovano in situazioni di insicurezza alimentare. Una grave insicurezza alimentare può provocare un indebolimento a livello fisico e cognitivo nei bambini e compromettere la crescita e lo sviluppo sano di una persona. Circa 1 miliardo di persone nel mondo soffre la fame e, sebbene la produzione alimentare possa in generale sfamare tutte le persone sulla Terra, il problema della fame resta. Alla condizione estrema della fame si contrappone l'eccesso dell'obesità, malattia che causa a sua volta altre malattie croniche e degenerative. Aumenta la probabilità di sviluppare malattie come il diabete, malattie cardiache, ictus, pressione del sangue alta e alcuni tipi di cancro. Oltre all'assunzione di cibi ad alto contenuto calorico e ad una scarsa attività fisica, si aggiungono altri fattori che causano l'obesità: la genetica, gli ormoni, i trattamenti con farmaci, le patologie correlate e il sonno. L'obesità è una malattia complessa, non una scelta di vita.
La scelta del cibo che si ingerisce, l'attenzione che si pone nei confronti del suolo e degli animali che forniscono elementi vitali all'umanità, l'attenzione che si pone verso le comunità svantaggiate e colpite da forte insicurezza alimentare e l'apprensione nei confronti degli individui che sono in sovrappeso o obesi sono particolari da non sottovalutare. Comprendere questi fenomeni e queste condizioni è il primo passo verso il miglioramento di ogni individuo. Il cambiamento deve avvenire. Ognuno può esserne parte e il contributo di ciascuno è indispensabile, per il pianeta e per l'umanità.